La grande promessa di San Giuseppe, i sette dolori e le sette gioie. Nel XVI secolo, Fra Giovanni da Fano descrisse un'apparizione di San Giuseppe a due giovani frati, dalla quale nacque nella Chiesa la devozione dei sette dolori e sette gioie, indulgenziata da grandi pontefici quali Pio VII, Gregorio XVI e Pio IX. Ecco quanto egli riferì. Mi narrò un frate minore dell'osservanza, degno di fede, che essendo due frati del detto ordine in una nave che andava in Fiandra con circa 300 persone, ebbe per 8 giorni grandissima tempesta. Uno di quei frati era predicatore e devotissimo di San Giuseppe, al quale con tutto il cuore si raccomandava. La nave si sommerse con tutti quegli uomini e il frate, con il suo compagno, si trovarono nel mare sopra una tavola, sempre raccomandandosi con grandissima fede a San Giuseppe. Il terzo giorno apparve in mezzo alla tavola un bellissimo giovane che, con la faccia allegra, salutandoli, disse: «Dio vi aiuta, non dubitate». Detto questo, tutti e tre con la tavola si ritrovarono a terra. Allora i frati, inginocchiati, con molta devozione ringraziarono il giovane. Poi il predicatore disse: «O nobilissimo giovane, vi prego, per amor di Dio, che mi diciate chi voi siete». E lui rispose: «Io sono San Giuseppe, degnissimo sposo della Beatissima Madre di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati. E per questo, dal benignissimo Signore, sono stato mandato a liberarvi. E sappiate che se questo non era, voi sareste annegati insieme con gli altri. Ho impetrato dalla divina clemenza infinita che qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, 7 Padre Nostro e 7 Ave Maria, a riverenza dei miei 7 dolori che ebbi nel mondo, ottenga da Dio ogni grazia, purché sia giusta, cioè conforme al proprio bene spirituale». Onoriamo dunque il cuore castissimo di San Giuseppe con la preghiera, tanto cara a San Giuseppe, dei 7 dolori e le 7 gioie. Primo dolore e gioia. Sposo purissimo di Maria Santissima, grandi furono le angosce del tuo cuore, agitato dal timore di dover abbandonare la tua amatissima sposa perché è divenuta madre di Dio. Ma ineffabile fu anche la gioia che provasti quando l'angelo ti rivelò il grande mistero dell'incarnazione. Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ti preghiamo di soccorrerci ora con la grazia di una buona vita e un giorno con il conforto di una santa morte somigliante alla tua, accanto a Gesù e a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Secondo dolore e gioia. Felicissimo Patriarca, che fosti elevato all'eccelsa dignità di padre virginale del Verbo incarnato, il dolore che provasti nel veder nascere il bambino Gesù in tanta povertà ed indifferenza della gente, si cambiò subito in gioia all'udire il canto degli angeli e all'assistere all'omaggio reso al bambino dai pastori e dai magi. Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ti supplichiamo d'ottenerci che, dopo il cammino di questa vita terrena, possiamo godere eternamente degli splendori della gloria celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo dolore e gioia. Glorioso San Giuseppe, il sangue che il bambino Gesù sparse nella circoncisione ti trafisse il cuore, ma ti consolò il tuo compito di padre di imporre al bambino il nome di Gesù. Per questo tuo dolore, per questa tua gioia, ottienici che, purificati da ogni peccato, possiamo vivere col nome di Gesù sulle labbra e nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto dolore e gioia. Fedelissimo San Giuseppe, che fosti partecipe dei misteri della Redenzione, se la profezia di Simeone su ciò che Gesù e Maria avrebbero dovuto patire trafisse anche il tuo cuore, ti consolò però la certezza che molte anime si sarebbero salvate per la passione e morte di Gesù. Per questo tuo dolore, per questa tua gioia, ottienici che anche noi possiamo essere nel numero degli eletti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto dolore e gioia. Sollecito custodere il Figlio di Dio, quanto soffristi nel dover portare in salvo dal re Erode il Figlio dell'Altissimo, ma quanto gioisti, avendo sempre con te il tuo Dio, insieme a Maria, tua amatissima sposa. Per questo tuo dolore, per questa tua gioia, impetraci che, allontanando da noi ogni occasione di peccato, possiamo vivere santamente, nel servizio del Signore e per il bene del prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sesto dolore e gioia. Angelo protettore della Santa Famiglia, che ai tuoi cenni ammirasti soggetto il Re del Cielo, se la tua gioia nel ricondurla dell'Egitto si turbò per timore di Archelao, avvertito dall'angelo, con Gesù e Maria dimorasti a Nazareth in piena letizia fino alla fine della tua vita terrena. Per questo tuo dolore e per questa tua gioia, ottienici che, liberati da ogni ansia, possiamo vivere serenamente e giungere un giorno ad una santa morte, assistiti da Gesù e Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Settimo dolore e gioia. Giuseppe Santissimo, tu che smarristi senza tua colpa il fanciullo Gesù, con ansia e dolore lo cercasti per 3 giorni, finché con somma gioia lo ritrovasti nel Tempio fra i dottori. Per questo tuo dolore, per questa tua gioia, ti supplichiamo che non ci avvenga mai di perdere Gesù a causa dei nostri peccati, ma, se per disgrazia lo perdessimo, ottienici di ricercarlo prontamente, per goderlo in cielo, dove in eterno canteremo con te e la Divina Madre la sua divina misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci. Così sia.